Anche a Montaquila questa mattina prima campanella per bambini e ragazzi che frequentano il polo di Masseria La Corte. Palpabile la gioia di grandi e piccini per questo primo giorno di scuola, ricco di aspettative e di speranze. L'auspicio è che la pandemia non si ripresenti con virulenza, affinché la didattica a distanza sia solo un lontano ricordo. I bambini hanno necessità di socializzare, di frequentare in presenza, di vivere il pianeta scuola quotidianamente. L'istituzione scolastica e l'amministrazione comunale hanno lavorato in sinergia per mettere in sicurezza tutta la popolazione. Sarà comunque indispensabile non abbassare la guardia. Perché ieri abbiamo fatto un'altra volta il tampone volontario a tutti i ragazzi che volevano fare, le ragazze a tutti, e per cominciare un nuovo anno più sicuro. Speriamo che vada tutto avanti come un treno, che non succede niente. La nostra, quella dell'amministrazione, è quella di proteggerci in continuazione, per mettere gli alunni al sicuro, e speriamo che quest'anno, visto che il vaccino sta lavorando bene, ne approfitto per dire chi non ha fatto il vaccino facesse il vaccino, però ce la mettiamo tutta per tenere lontano il nostro nemico dai bambini, dalla popolazione, da tutti. Il sindaco di Montaquila, Marciano Ricci, nell'augurare a tutta la popolazione scolastica un anno prolifico e sereno, ha elogiato in particolar modo gli alunni perché nelle difficoltà lo scorso anno sono riusciti a dare il massimo anche durante la famigerata DAD. L'anno scorso hanno avuto un brutto anno, quest'anno speriamo, cominciamo con una giornata di sole, già questa è una cosa bella, che quest'anno ci auguriamo tutti che vada tutto per meglio, di complimentarmi con loro perché l'anno scorso hanno avuto la pazienza di fermarsi, poveri ragazzi sono stati poi chiusi in casa, cioè, che quest'anno sicuramente speriamo che sia meglio.